due docenti dell'Università della Basilicata che si pongono su una posizione differente rispetto a questa. Sono ovviamente gli scienziati, come sapete, non è che tutti la pensano uguale, no? Sono scienziati quelli dell'Università di Bari, sono scienziati quelli dell'Università della Basilicata. Allora, questi due scienziati dell'Università della Basilicata, uno che è un fisiologo delle piantagioni arboree, specialista in olivicoltura, e l'altro è un fitopatologo, sempre per l'area vegetale. Si chiamano Xiloianni uno e l'altro si chiama Iacobellis. Anche loro hanno detto che il batterio non si sconfigge. Però il professor Xiloiannis in particolare, che sta facendo da 14 anni una sperimentazione sulla produttività e sul sistema albero-terra in Basilicata, ottenendo dei risultati straordinari, utilizzando per esempio prodotti naturali come il compost, per esempio, no? Che noi produciamo normalmente, che diventa, come una volta si usava, il letame nelle campagne, meno chimica e più compost, più non soltanto diciamo questo, ma anche facendo delle pratiche, buone pratiche agricole, hanno avuto e ha dimostrato un incremento della produzione del 68%, ma un risultato importante. Hanno posto il tema del suolo. Lo diceva l'assessore prima, il suolo nostro della provincia di Lecce ormai è un suolo stressato al massimo, è stato in questi anni utilizzata tanta chimica che ha portato praticamente i nostri suoli, lui raccontava della zona di Presicce, Gallipoli, quella zona proprio, è la zona dove più di tutto si è usata la chimica in agricoltura. Ovviamente per motivi di convenienza economica, perché andare a tagliare l'erba, arare, sfacciare costa soldi, invece buttare l'erbicida, l'altro giorno ero a casa mia, c'è il giardino accanto al mio, c'era tanto di erba il giorno prima e il giorno dopo hanno buttato vicino a casa mia, e questo signore che ci passa una volta ogni tanto butta i chili di veleno là dentro, però non è che è una cosa che sia tollerabile. E soprattutto il gatto mi è morto, ovviamente, quindi vuol dire che poi tutti questi erbicidi che si utilizzano non è che siano poi così innocui. E allora io il mio intervento lo farò mettendo in evidenza diverse cose e parto subito da questo dato, da un antefatto. La provincia di Lecce ha 44.825 persone che hanno una diagnosi di tumore. Dice, ma perché mi parla di questo? No, cercate di seguirmi un attimo perché è importante. La maggior parte di questi tumori che abbiamo in provincia di Lecce sono originati, hanno a che fare con inquinamento di tipo atmosferico e chimico. Se le cose andranno avanti come stanno andando oggi, noi avremo nel 2030 100.000 persone che hanno una diagnosi di tumore. E come ha detto proprio ieri il professor Prisco Piscitelli, che è un medico epidemiologo della ASL di Lecce, aumenteranno principalmente i tumori legati all'ambiente, quindi l'aria che si respira, quindi la chimica che c'è nei prodotti alimentari. Perché guardate, signori, dai dati più recenti, pubblicati proprio dall'ARPA Puglia, nei nostri piatti abbiamo al primo posto nell'uva residui di pesticidi e insetticidi, 10-12 residui di pesticidi ci sono nell'uva. Nell'olio 8 residui di pesticidi, l'olio che noi esportiamo tra l'altro, quindi vuol dire che nel nostro olio, quando cadono le olive, quando buttiamo questa roba qui, ovviamente rimane dentro, quindi questo non fa bene all'organismo umano. E allora ho fatto l'antefatto per farvi anche un discorso sulla chimica e l'agricoltura. Questa è la modalità, diciamo, di trattare le campagne. Questo è un campo di riso, si irrora, ovviamente si appare, vedete, non c'è manco un papavero, non ce ne sono erbe particolari fastidiose. Questa è una cosa che si fa comunemente con la pompa che si chiama Attila, tra l'altro. Oppure così, anche nelle ferrovie, invece di togliere l'erba ci buttano il veleno. E guardate questa campagna, questa è una campagna trattata con pesticidi, sembra Marte fondamentalmente, però è pulita, non c'è erba come vedete, no? Hanno un grande effetto. Questa è una fotografia che è stata fatta proprio in una campagna salentina, vedete in fondo gli alberi di ulivo che si vedono? L'uso eccessivo, questi sono i principali prodotti, che si chiamano con nomi esotici, Bucchi, oppure Roundup, forse lo conoscete, Roundup con i glifosati, tantissimi di questi prodotti. Questa è la rete di monitoraggio secondo l'ISPRA in Italia. In Italia, vedete, c'è un'attenzione molto forte nel nord Italia, nei controlli che vengono fatti nelle acque superficiali e in quelle sotterranee, e le rilevazioni fatte nel nord, come vedete, sono numerosissime. Nella Puglia non si fanno molte rilevazioni,
ma perché noi in Puglia non abbiamo pesticidi o non abbiamo fitofarmaci. No, noi della Puglia siamo al quarto posto in Italia come uso di fitofarmaci e si trovano questi fitofarmaci. Guardate qui i fitofarmaci che sono stati trovati sempre dall'ISPRA, che è ministeriale come istituto di ricerca, nelle acque superficiali a sinistra e a destra nelle acque sotterranee invece. Troviamo, giusto per fare un esempio, il secondo si chiama imidacloprid, che è una delle sostanze che la Regione Puglia sta consigliando per trattare la mosca sputacchina, ma già la troviamo nelle acque superficiali e addirittura la troviamo anche in quelle sotterranee al secondo posto, come vedete. Al terzo posto, nelle acque superficiali, troviamo il glifosato, che è quello del Roundup, abbiamo detto che ha degli effetti un po' particolari, eccetera, eccetera. Vedete, quindi tutti questi principi attivi sono presenti nei campioni che vanno dal 43% e mano a mano calano. Quindi nei campioni di acqua che vengono prelevati e controllati, secondo l'ISPRA, ci sono molti principi attivi. Questo per esempio è un dato dei consumi di principio attivo in Puglia, vedete, dice che in Puglia abbiamo 4,3 oggi 4,3 kg per ettaro nel 2012, a dire la verità. Sono un po' calati, questo è il dato ufficiale, ma c'è un nero dietro perché molte persone usano di più di quanto, no? E molte volte vanno a comprare i pesticidi, dice ma una bottiglia, ditene dove, no? Non c'è mica problema, no? Anzi sono più efficaci e si favorisce in qualche modo. Però guardate che cosa ci dicono invece i medici dell'ISDE, Associazione Italiana dei Medici Ambientalisti. Ormai è dimostrato, secondo i medici ambientalisti, che i pesticidi in agricoltura provocano queste malattie: morbo di Parkinson, Alzheimer, SLA, patologie cardiovascolari, autoimmuni e renali, diabete, disordini riproduttivi, malformazioni, difetti di sviluppo, asma professionale, bronchite cronica, tiroide, celiachia. Il glifosato, in particolare, il Roundup, è strettamente collegato con la celiachia, un erbicida il più diffuso che esiste, che in tanti paesi europei è stato addirittura tirato fuori, non si può neanche usare, e poi allergie e intolleranze. Andiamo avanti e vediamo però alcune fotografie che vi fanno vedere che effetti provoca la caduta di una bottiglia di glifosato o di questi pesticidi sulle persone, che non sono poi così innocue queste cose che vengono fatte. Questo bambino gli è caduta una bottiglia addosso, guardate cosa le ha provocato, all'ospedale Galiani, questo stava in campagna, l'ha usato, ha provocato questi problemi, e questo gli è caduto addosso da un aereo che aveva fatto l'irrorazione, quindi ha provocato dei danni, diciamo, abbastanza importanti. Questa qui che cos'è? L'ho presa dall'Istituto dei Tumori della Puglia. Guardate che cosa sono. Allora, la parte sinistra sono i tumori alla vescica e la parte destra le leucemie e i linfomi. La maggior parte dei tumori alla vescica e delle leucemie e dei linfomi, che sono patologie molto spesso legate a modificazioni genetiche proprio provocate dalla chimica oltre che dalla radioattività, guardate in quali zone stanno, dottore, ha visto dove stanno? Stanno nella zona dove noi abbiamo visto la partenza della patologia, diciamo, della xylella o del disseccamento, sarebbe anche giusto chiamarla anche nel modo giusto, si chiama complesso disseccamento rapido dell'olivo, che essendo un complesso può avere più cause. La xylella può essere una di queste, l'altra causa potrebbe essere l'impoverimento organico del terreno, l'altra causa potrebbero essere i funghi che si sono moltiplicati in maniera esponenziale negli ultimi anni per l'effetto del clima umido che abbiamo avuto. Quindi, come vedete, all'inizio la Regione Puglia, l'Istituto Fitosanitario della Puglia, gli stessi che stanno gestendo questa vicenda oggi, lo chiamavano CODIRO, complesso di secca. Poi tutto a un tratto è diventato xylella soltanto. Diciamo che è stata una scelta di campo. Vuoi sapere il motivo qual è stato? Perché la xylella, visto che lui l'ha detto, lo dico anch'io, la xylella è un batterio da quarantena e, essendo un batterio da quarantena, per la legislazione europea, usa delle procedure particolari che possono essere richiesti di stati di calamità naturale, quindi finanziamenti per la ricerca. I funghi no, i funghi non fanno parte di questo tipo di batteri. Però questa è cattiveria la mia, qualcuno pensa che magari se utilizzi un canale piuttosto che un altro, tutti però, anche questi due docenti che ho sentito domenica scorsa, dicevano che bisogna continuare ancora oggi
Se vogliamo risolvere il problema, al di là degli aspetti politici, i rapporti con l'Unione Europea, a ragionare in maniera sistemica e a ragionare di tutte le cause possibili e immaginabili, perché al limite potremmo noi sconfiggere in qualche modo le mosche sputacchine e possiamo chiederci come sarà possibile ammazzarle tutte, ma poi magari rimangono i funghi, magari rimane il problema del terreno che si trova in condizioni particolari. Quindi per poter sconfiggere il disseccamento rapido dell'ulivo bisogna fare una lotta integrata a queste cause. Andiamo avanti e parliamo invece del tirao, ma sarò veloce perché l'ha già parlato il dottore. Questa è l'immagine stessa che ha fatto vedere lui e questa è un'immagine che mi hanno mandato oggi. Guardate qua, degli amici, questi a Parapita, marzo 2013, guardate a sinistra alberi che stanno in ottimo stato e a destra invece alberi che presentano sintomi di questo genere. Qual è la differenza secondo voi tra destra e sinistra? Ecco, voglio dire, la Xylella poteva tranquillamente anche, cosa ci mette a fare i suoi 60 metri di spostamento e andare anche in questi alberi? Guardate, la parte sinistra sono terreni non trattati, anzi non trattati chimicamente, sono arati, sono curati, gli alberi sono potati, a destra sono stati abbandonati. Io non dico che questa è la soluzione del problema, però dico che è una cosa che ci dovrebbe far pensare. Un abbandono dell'albero lo impoverisce e se poi un lavamo pensieri innaffiamo di erbicidi e teniamo bello pulito, stiamo impoverendo l'albero, l'humus della terra si impoverisce, non ci sono più lombrichi, non c'è più niente, non c'è più insetti. Però questa è un'immagine che fa riflettere, quindi l'abbandono della campagna, come diceva prima l'assessore, sicuramente ha provocato tanti problemi. Ecco, però non facciamo polemiche e andiamo avanti, perché essendo giornalista però voglio dirvi alcune cose in più. So che il dottore, ci siamo scambiati un po' di idea prima, ma non la pensiamo uguale su questo. Io ho curato per questo rapporto che è stato finanziato dalla Coldiretti, Eurispes e dall'Osservatorio sulla criminalità dell'agricoltura nel sistema agroalimentare. Questo rapporto si chiama AgroMafia, il terzo rapporto sui crimini alimentari in Italia. Io sono quello lì sottolineato in rosso, coordinato da Giancarlo Caselli, Donato Ceglie è un magistrato di Bari, eccetera. Il primo capitolo quest'anno, un mese e mezzo fa è uscito, era dedicato alla Xylella. Uno si chiede, ma perché il primo capitolo della Xylella lo metti nel rapporto della mafia, agromafia? Perché su questa vicenda la Procura di Lecce sta facendo delle indagini molto molto pesanti, perché lasciamo perdere l'aspetto biologico e del batterio, come trattarlo, eccetera, eccetera, oppure agronomico rispetto al tema delle campagne che sono abbandonate. C'è un problema strano di come è stata gestita questa questione. Quali sono i problemi strani? Allora, intanto nel 2010 è stato fatto a Bari un convegno in inglese, si chiama Upcoming Meeting Xylella Training School alla CEAM Bari, che è venuto questo dottor Jaap Janse, che viene dall'Olanda e ha fatto questo convegno. Non c'era la Xylella, infatti se voi vedete la pianta che hanno messo in evidenza non era un albero di olivo, però nel 25 anni fa fanno un convegno a Bari e parlano di Xylella. Interessante, no? Parlare di Xylella. Ma la cosa strana è che dalle relazioni di, ovviamente il convegno è stato finanziato dalla Monsanto, la Procura di Lecce sta cercando di capire, la Monsanto è la più grossa multinazionale dell'industria chimica in agricoltura, ha finanziato questo progetto, stranamente lo vanno a fare proprio a Bari, a Puglia, è interessante, cioè un'università eccezionale quella di Bari, però tutti... Scusi, non è l'università? Sì, sì, lo IAM, però sì, sì, lo IAM, cioè l'Istituto Agronomico Mediterraneo, bravo. Comunque, sì, è collegato comunque. Sì, che cosa fanno? Fanno questo tipo... questo convegno, e la cosa stupefacente sono due durante il convegno, che io faccio un po' il cattivello stasera, e la prima cosa che circola una mail, se volete ve la faccio anche vedere, nella quale dice abbiamo inoculato presso lo IAM, come dicevo giustamente, l'istituto di ricerca, tra l'altro, che oggi si appella alla Procura di Lecce come istituto internazionale che ha l'immunità internazionale. La Procura di Lecce, per poter entrare a vedere le carte, deve fare una rogatoria internazionale. Però sono istituti di ricerca e possono fare delle cose non autorizzate magari per la ricerca, no? Però all'interno le possono fare. Comunque, questa mail tra il professor Almeida, il professor Gianze e i professori italiani dice abbiamo inoculato il batterio della Xylella, quindi a Bari,
di batteri per la apparenza. Abbiamo visto che le piante hanno avuto, diciamo, una senescenza particolare, vi sto descrivendo proprio la conosco a memoria ormai. Dopodiché abbiamo deciso di chiudere, le piante vengono bruciate, bla bla bla. Ma la cosa paradossale è che in questo convegno del 2010 un certo professor Rodrigo Almeida dice durante le conferenze che è imminente l'invasione della xylella nella Puglia. È una cosa che la procura di Lecce l'ha fatta saltare. La PM Mignone dice, ma come è possibile? Come faceva questo a sapere 5 anni prima quello che doveva succedere magari dopo 2 anni prima? Comunque, sono dubbi. Facciamo male ad avere dubbi, secondo voi? No, credo che i dubbi servono anche per capire, perché poi ci fanno capire anche come possono essere arrivate le cose, che tipo di genoma c'è dietro questa cosa qui, se è vero che viene da Costa Rica. La settimana scorsa è uscita un'altra ipotesi che probabilmente proviene dal Brasile, e nel Brasile sapete chi abita? Il professor che ha fatto la previsione, il professor Almeida abita in Brasile. Nel 2012 si osservano i primi dissettamenti nella zona di Gallipoli, zona Risauli di Castellane. Nel 2013 lo IAM e l'università insieme, perché insieme hanno fatto il lavoro di ricerca, mettono la vela sul tema della xylella, cioè si parla quasi esclusivamente di xylella. Viene esclusa l'università del Salento da questa attività, si occupano delle emergenze i virologi di Bari e nessun batteriologo, neanche oggi ci sono. Sicuramente è servito per accaparrarsi la primazia il fatto di aver organizzato nel 2010 quel convegno. La xylella, cosa succede nel 2013? Che si parla esclusivamente di xylella, ma nessuno parla più di malattia del terreno, dei funghi e dell'abbandono delle cure agricole. Questa è la mail della quale vi parlavo. Abbiamo giudicato i sintomi per l'ultima volta oggi, 2 dicembre 2010. I sintomi erano difficili da giudicare perché le piante gravemente senescenti, le piante sanno, eccetera, eccetera. Quindi non sto dicendo che non è serio, questo è agli atti della Procura di Lecce, stanno facendo un'indagine per capire come mai nel 2010 c'era sto batterio qua in provincia di Puglia. La Procura di Lecce su che cosa sta indagando? Attenzione, questo è importante. Io voglio dire, rispetto moltissimo quello che sta facendo Silvetti, che è una persona proprio squisita, il commissario, l'ho conosciuto personalmente, sono stato una delle prime persone che lui è venuto a trovare, proprio perché ho scritto questo primo capitolo del rapporto agromafia, lui dà molto credito a questa storia dell'agromafia, ma oggi deve intervenire per l'emergenza. La Procura di Lecce sta ragionando su questo. L'articolo 500 del codice penale che dice: chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione. Quindi l'ipotesi di reato è questo. Tra l'altro con l'aggiunta proprio di recente di colposo. Si cerca di far luce su 3 possibili speculazioni. Allora, cominciamo dalla prima. Quella verde, la seconda, i flussi finanziari delle multinazionali verso l'università e verso lo IAM in particolare. La seconda riguarda la progettazione ad oggi bloccata di grandi villaggi turistici e complessi residenziali proprio nell'area in cui si è propagata l'infezione, l'area gallipolina. Se vi ricordate, proprio l'estate scorsa scoppiò quel caos, ve lo faccio vedere, di quei villaggi turistici che gli inglesi volevano costruire ma poi la regione Puglia li ha bloccati. E l'ultima, la seconda, è legata alla multinazionale delle sementi OGM Monsanto, che si sta occupando attraverso una società con sede in Brasile dal nome, che poi mi fanno ridere, dal nome si chiama questa società Alelix, che è l'anagramma di xylella, capito? Robe proprio dei Bagnoni, mi pare, che potevano chiamare con un altro nome, che si occupa di selezionare piante resistenti al batterio. Il signore che la dirige questa qui è Rodrigo Almeida, che è venuto al convegno qui in Puglia ed è stato chiamato per primo quando si è scoperto nel 2012 la diffusione di questo batterio. Io vi sto dicendo non cose che sono i miei, vi sto facendo il ragionamento che sta facendo la Procura di Lecce. Io sono in questo momento il portavoce della Procura di Lecce nelle cose che vi sto raccontando. Questo era il villaggio che avevano progettato, vi ricordate, in quella zona che è stato bloccato. E questo è un guaio, è un dramma molto grande. Questa su internet l'altro giorno, il giornale Il Fatto Quotidiano aveva fatto un articolo, c'è un signore che scrive con gli SMS, con le cose, con la chat, e dice: mai più comprare olio pugliese. E l'altro che gli dice: molto meglio il Sint 2000, ottimo sull'insalata. Ci stanno prendendo in giro, eh? E l'altro ancora: ma non ti scappa dal piatto, perché questo è un problema molto serio, il danno che si è creato al nostro territorio.
e che rischiamo di portarci avanti per tanti anni. Quindi la procura che sta facendo questo lavoro, le imprese che stanno ricorrendo al TAR perché non sono convinte che l'approccio sia quello giusto, quello lì di questa determina della Regione Puglia che è stata fatta proprio dal commissario Silletti. Il commissario Silletti tra l'altro deve eseguire, non è che deve fare grandi ragionamenti. La lotta alla xylella ucciderà pure le api, e questa è una campagna invece che è da 10 giorni che è stata lanciata dal più grosso quotidiano della provincia di Lecce, che sta uscendo praticamente tutti i giorni con questa immagine. Allora, se la fai vedere a me o al professore, al dottore o anche a lui, noi siamo salentini, che possiamo fare? Ma lo sapete che questo giornale gira in tutta Italia? Lo sapete quanta gente sta disdicendo adesso le prenotazioni nel nostro agriturismo per effetto di questa campagna? Queste sono le cose che vi ha fatto vedere il professore, e andiamo avanti. La situazione di oggi, a che punto è il contagio? Sarebbero 1 milione gli ulivi colpiti, secondo i ricercatori che stanno portando avanti questa cosa. Questa è la determina, la numero 10 del 6 febbraio 2015, che è stata integrata dall'ultimo piano Silletti, che più o meno è simile, non cambia in molto. Cambia, che cosa prevede? Interventi fitosanitari, insetticidi per combattere i vettori, controlli affidati alla forestale, lettera di messa in mora se qualcuno non le fa, interventi in sostituzione da parte della... perché se voi avete una campagna con una possibile infezione vi viene, venite messi in mora, e se non lo fate lo fa l'ARIF. Così dice. Pratiche di potatura, trinciatura e arratura, ma l'ha detto benissimo come prima. A maggio e a settembre le risorse a disposizione sono 13 milioni di euro, molto poche vi assicuro. Sì. E andiamo avanti, le cose che le già va detto, noi non ci eravamo messi d'accordo prima, quindi queste cose le abbiamo fatte insieme. Questo è l'elenco delle sostanze attive, l'imidacloprid, eccetera, l'ha fatti vedere anche lui, l'hanno leggermente cambiati, adesso ci sono, per esempio, nella prima tabella l'imidacloprid aveva quattro volte più, quindi è molto attivo. Nell'ultima tabella che ha fatto vedere il dottore, che è stata modificata evidentemente, hanno tolto un po' di più, insomma, perché forse le idee ancora non è che siano molto chiare, però questa, la prima tabella, non c'erano le sostanze per esempio biologiche che sono rispettabili, che possono essere, queste erano soltanto chimiche e non biologiche. Che cosa fa l'imidacloprid, per esempio, quello che è stato indicato per numero 1? Ha effetti, può uccidere i crostacei, le alghe e gli uccelli, e sembra che sia responsabile anche nella moria di api, quindi per dire non è che sia una cosa tranquilla e leggera, tant'è vero che proprio oggi Silletti dice sarà fatto un uso limitatissimo degli insetticidi, perché evidentemente, sapete perché? Perché 10 giorni fa la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e ci colleghiamo al primo dato che vi ho fatto vedere, ha detto al prefetto di Lecce, al presidente della Regione Puglia e al ministro: amici, ma se voi irrorate il Salento con i fitofarmaci, c'è un problema sanitario, e c'è un problema che segnaliamo immediatamente all'Unione Europea, che nell'articolo 191 del trattato di funzionamento dice che vale il principio di precauzione, quindi vengono bloccate tutte le cose. E tra l'altro oggi nasce un problema molto serio, ma l'Europa, è proprio l'Europa che vuole l'abbattimento degli alberi? Perché l'Europa, se vuole l'abbattimento degli alberi e l'uso dei fitofarmaci, sta andando contro un principio che è il principio di precauzione, quindi è molto probabile che le informazioni arrivate in Europa siano state leggermente distorte probabilmente, tant'è vero che proprio ieri sera, ho una notizia fresca fresca, il capo gabinetto ha chiesto non alla Regione Puglia ma a personale che sta mandando direttamente in Puglia un'istruttoria per cercare di capire qual è la reale situazione. Quindi questo è un problema molto importante che a me dà una garanzia di tranquillità, se mi permettete, perché l'Unione Europea dice: voglio capire che sta succedendo qua, se effettivamente c'è un'emergenza, se è un'emergenza pompata, se invece le misure sono adeguate, se possono essere più pericolose che utili alla fine. Sentite come sono polemico io, non è quello che è polemico, però vi sto dicendo un altro punto di vista. Queste le cose che ha già detto il dottore, il piano Silletti, vabbè, questi sono dei personaggi che c'entrano in questa vicenda, ma li passiamo avanti, la procura di Lecce, e finisco con delle cose. Perché no? Alcuni pensano no, il professore Siro Iannis e tanti altri agronomi pensano di no. Perché? Perché dicono che quando
Per esempio, quello che è successo, forse il dottore lo sa, quello che è successo con le piantagioni di kiwi in Lazio. Hanno fatto l'abbattimento completo degli alberi dei kiwi nel Lazio, mi sembra 95.000 ettari che hanno abbattuti qualche tempo fa, Lazio e Veneto. Ma che cosa? C'era una batteriosi, batterio anche là, hanno ammazzato con i fitofarmaci tutte le mosche e tutti gli insetti di quella zona, ma il problema non lo hanno risolto. Il batterio è rimasto e si sono accorti che si spostava non con i vermi, ma con gli insetti, ma si spostava addirittura col polline. Immaginatevi, quelle zone che sono state irrorate di questi fitofarmaci, alla fine poi era il polline, ed è un dramma. Tra l'altro adesso alcuni mettono in evidenza che la xylella potrebbe diffondersi anche con i pollini degli ulivi. Non è che è una cosa che dobbiamo sognare chissà che cosa. Sono molti gli esperti, agroecologi, fitopatologi e coltivatori, che hanno scelto tecniche naturali che si differenziano dagli obblighi regionali, proponendo un'alternativa agroecologica meno impattante su ambiente e salute. Secondo questo approccio agro-ecosistemico, che ovviamente è un approccio che viene dalle università italiane, non viene mica dai Santoni, il quotidiano parla di Santoni, ma questi sono professori universitari che la pensano in questo modo e praticano. Allora, dice che la causa di questo disseccamento è la ridotta o assente movimentazione del terreno reso asfittico e compattato, lo diceva proprio lui prima. Secondo, scarsa o assente cura agronomica delle piante. Terzo, stress idrico, il problema dell'acqua. L'acqua non riesce più a scendere giù perché scivola, ormai è diventato un campo e par via quando piove. E la troviamo nelle strade. Presenza di larve di lepidottero rodilegno giallo, la zeuzera pirina, che scavano gallerie nei rami e nelle grosse branche permettendo la penetrazione di funghi patogeni, tracheomicotici, questi funghi, più comunemente chiamati funghi, che determinano occlusione dei vasi xilematici, proprio come fa la xylella. Anche i funghi hanno la stessa cosa, limitando la circolazione della linfa. Presenza del batterio della xylella fastidiosa, uso di erbicidi e fitofarmaci, rottura della simbiosi millenaria uomo-albero di olivo. Questo è un approccio leggermente più complesso rispetto a quello semplificato: attacchiamo soltanto la xylella. Attacchiamo solo la xylella? Cioè attacchiamo soltanto la mosca? Ma se attacchiamo soltanto la mosca, andiamo a risultare. Se non riusciamo, scusate, ma ve lo dico con molta tranquillità, nello stesso istante, magari nello stesso giorno, a fare un'irrorazione globale di tutta la provincia di Lecce, che cosa può succedere? Che le mosche si spostano anche da una parte all'altra, non le colpisci tutte e quindi non abbatti il vettore in maniera definitiva. Perché no all'eradicazione e agli erbicidi? Qui c'è una sperimentazione che è stata fatta qui vicino a Gallipoli, ad Arezzo, nella zona delle Castellane, zona focolaio. Io insieme al commissario Silletti due settimane fa siamo andati a visitarla, questa sperimentazione. Che cosa fa questa sperimentazione? Hanno preso l'anno scorso delle piantagioni che erano tutte quante riempite di disseccamento, erano proprio tutte disseccate, sono ettari di terreno, e hanno deciso dei contadini dell'associazione Spazi Popolari, che sono venuti anche qui a Castiglione, hanno fatto tantissime cose, di fare metà di questi alberi trattamenti con l'agricoltura organica rigenerativa. Praticamente hanno cominciato ad arare nei periodi giusti, come dice il commissario Silletti, che sono quelli proprio in questo periodo, da marzo in poi. Hanno trattato le piante come le trattavano una volta, hanno fatto le podature leggere perché c'è bisogno di luce nell'albero sopra, anche per favorire la fotosintesi clorofilliana, e il movimento, l'aria, la luce è fondamentale nell'albero. E poi hanno ricoperto gli alberi, spruzzato gli alberi con quelle sostanze che una volta venivano utilizzate, il solfato di rame, vitriolo sostanzialmente, la calce, l'hanno trattata in questo modo. Adesso vi faccio vedere che cosa è successo. Guardate qua, a sinistra nella stessa campagna vedete gli alberi così come erano lo scorso anno, così sono quest'anno, non sono morti però, attenzione, sono colpiti da questo disseccamento rapido, stanno lì e secondo me sono pronti anche a riprendersi, perché ogni tanto vedete che c'è un po'. Quelli a destra sono stati trattati in questo modo, guardate. Vi ricordate queste immagini di una volta? Gli alberi russi? Ecco qua, hanno piantato il favino, hanno fatto il sovescio, va bene?
E hanno fatto queste cose qua, e la natura in questa campagna, vi giuro sui miei figli oggi a testa del papà, che queste cose le ho viste io con i miei occhi e le ha viste anche il commissario Silletti. A differenza mia e sua, sapete qual è stata? Io ho detto che questa è una speranza, nel senso che non so se è risolutiva, cioè, sapete questa cosa cosa ci dice? Ci dice quello che dice il professor Xilo Iannis dell'Università della Basilicata: il batterio non lo colpisci, non lo vinci, puoi insegnare, puoi portare l'albero a convivere col batterio, lo rinforzi fondamentalmente, dai al terreno vigore, dai al terreno quello di cui ha bisogno, l'albero lo metti nelle condizioni di reagire e l'albero può convivere. Ma quanti batteri ci sono stati nella storia degli alberi di ulivo che sono arrivati e che hanno convissuto con i nostri alberi? Chi l'ha detto che questo lo deve ammazzare definitivamente? Quindi l'opinione di questi professori universitari è che probabilmente bisogna fare ricerca per trovare in questo modo, in momento, se c'è un antidoto, ma su questo sono sfiduciati tutti. Oppure in alternativa fare questo tipo di sperimentazione. L'Unione Europea l'accetterebbe una cosa di questo genere? Ma se all'Unione Europea noi diciamo che tutta la provincia di Lecce è infetta, è chiaro che l'Unione Europea dice tagliati, no? Ma se all'Unione Europea vi diciamo che esistono queste sperimentazioni, allora io ho ricevuto ieri una lettera, una mail, ce l'ho qui, se volete ve la leggo, dal capo gabinetto, dalla segreteria del capo gabinetto dell'Unione Europea, ha detto che non conoscono queste sperimentazioni alternative, nessuno ne ha mai parlato che è stata fatta della sperimentazione alternativa. Sono arrivate soltanto in Europa indicazioni di una catastrofe, e già quell'articolo del quotidiano, questo è arrivato all'Unione Europea, e quindi l'Unione Europea, il commissario francese, greco l'altro giorno ha detto tagliati, tagliati, tagliati. Però non sono arrivate queste cose, ma per me è importante che invece arrivino questo tipo di informazioni. Va bene, questi sono i principi di precauzione. Il professore Xilo Iannis, sentite che cosa ha detto domenica scorsa: immediata costituzione di uno staff di ricerca multidisciplinare presso l'Università di Lecce con l'incarico della gestione esclusiva della questione complessa del risentimento all'ambito dei bambini. E mi viene subito la domanda: ma quando abbiamo trovato i primi alberi 3 anni fa, ma perché non si è costituita una commissione multidisciplinare che già da allora andava a verificare che cosa bisognava fare? È una domanda che non mi sto facendo solo io, ma anche la Procura di Lecce. Secondo, avvio immediato di sperimentazioni sul terreno senza preclusioni ideologiche e lasciando aperto il campo anche a prodotti non fitosanitari. Terzo, avvio di una campagna di informazione massiccia degli agricoltori attraverso la rete delle associazioni del terzo settore e di categoria, perché i contadini devono sapere che devono fare adesso. Bisogna andare paese per paese a dirglielo come si fa a fare le potature giuste, come si fa a fare il sovescio, come si fa, perché questa memoria si è persa. E quindi noi, io sono presidente del CSU Salento, un'organizzazione che si occupa delle 700 associazioni della provincia di Lecce, stiamo organizzando insieme ad agricoltori capaci di fare queste pratiche agricole dei percorsi di formazione che andremo in giro per tutta la provincia a fare. E Silletti è d'accordo su questa cosa, perché le buone pratiche agricole sono indispensabili comunque. Quarto, diffusione delle buone pratiche agricole, appunto, aratura, rinforzo del suolo, dell'albero con prodotti sostenibili e potatura leggera. Quinto, puntare tutte le energie per far giungere a una convivenza nel sistema albero, aria, suolo tra l'olivo e il batterio. Il messaggio che ha lasciato il professor Xilo Iannis l'altro giorno è questo: dobbiamo portare l'albero nelle condizioni di poter convivere con questo agente pericoloso che è questo batterio, ma dobbiamo anche portare l'albero nelle condizioni di poter avere un sistema suolo e gestione anche dell'albero stesso che sia accettabile, così come una volta gli alberi li abbracciavano, li baciavano, adesso li abbiamo completamente abbandonati. Qualcuno ci sta pensando anche di che business può venire fuori anche con la legna che si può prendere, ma non è questo il modo di trattare. Gli alberi sono la nostra identità. Tra l'altro in questi giorni si sta scatenando proprio un dibattito su questo. Tutti gli artisti salentini si riuniranno nel giorno delle palme a Lecce alle ore 10 per protestare contro questa cosa e per dire alla Regione e all'Unione Europea che bisogna fare di più per cercare di capire, per salvare il nostro patrimonio. Che non possiamo arrenderci a un batterio. Quindi l'informazione, ho finito,
E probabilmente dovremo andare fino alla disobbedienza civile, perché guardate, se arriveranno o non arriveranno a dirvi ti abbatto il tuo albero, in questa zona almeno sicuramente no, perché qua lo dico in maniera categorica, se volete ve lo metto per iscritto, non c'è il battente. Non è stato trovato nessun campione infetto in questa zona adriatica in particolare. Quindi se tutta la provincia è stata dichiarata infetta è per una motivazione soltanto di tipo amministrativo. Quello che ha fatto vedere il dottore prima, quella cartina viola con la cosa, sapete che cosa significa quello? Che secondo le misure, in questo caso, di emergenza, bisogna creare un'isola. Praticamente la provincia di Lecce deve diventare un'isola con un cordone di 15 km, né più e né meno. E che quindi in quella fascia di eradicazione devono essere tagliati gli alberi di ulivo, gli alberi di oleandri, tutto. Perché sono 15 le specie, come diceva lui prima, che possono essere attaccate. E chi ci dice poi che sono soltanto 15? E quindi deve essere fatta una specie di fascia di 15 km per 40 di eradicazione, cioè la creazione fondamentalmente di un'isola Salento, come se fosse la Sicilia. Avete presente la Sicilia, no? La Sicilia c'è il mare che ci divide, ma ci vogliono far diventare isola. Ma secondo voi si potrà mai bloccare, se gli insetti stanno qui da noi, si potrà mai bloccare una fuoriuscita eventuale dell'insetto che se ne va a Bari? A parte che ci sono segnalazioni che questi disseccamento rapidi sono anche già in Calabria, sono anche nel Lazio, sono anche in Basilicata, sono anche, quindi di che cosa stiamo parlando? Forse in questo momento, se non vogliamo tagliare al suolo tutti gli alberi di ulivo e tante altre specie dell'Italia meridionale, dobbiamo lavorare per far convivere il sistema albero-terra con questo batterio, convinti che poi un giorno potrà anche essere depotenziato questo coso. Mi piace, questo lo dico per scherzare, questo è un vaso greco del 500 a.C. e sopra c'è una scritta che dice, attenzione, nella Costituzione degli Ateniesi, sentite che cosa scrivevano gli Ateniesi, per quanto c'era amore nei confronti dell'altro: se qualcuno avrà sradicato o abbattuto un olivo, sia di proprietà dello Stato sia di proprietà privata, sarà giudicato dal tribunale e se sarà riconosciuto colpevole verrà punito con la pena di morte. Così dicevano i greci. E i greci non è che erano, voglio dire, la democrazia è nata in Grecia. Forse dobbiamo anche noi attaccarci ai nostri alberi e chiedere agli scienziati di smuovere il loro cervello e trovare soluzioni. Io penso che siano molto bravi gli scienziati che stanno trattando questa questione, ma sono convinto che troveranno la soluzione quando non faranno più ragionamenti cosa ci conviene di più, quali cose portano più finanziamenti, ma vediamo senza preclusione alcuna quali possono essere tecniche per salvare i nostri alberi, non per uccidere la mosca sputacchina, ma per salvare i nostri alberi. È un approccio differente, se io mi pongo nell'ottica di salvare il mio patrimonio straordinario che sono gli alberi, farò di tutto perché questo sia fatto. Se io invece mi pongo nella logica tecnicistica di credere che posso risolvere o tamponare il problema ammazzando le mosche, francamente, detta ai bambini, questa cosa fa anche ridere, francamente, perché io non posso mai pensare, l'avete mai uccise tutte le zanzare quando passavano nei paesi con i DDT, con quelle robe lì? No, erano più potenti, diventavano più forti. Infatti adesso si è smesso di irrorare i paesi, qualcuno lo fa ancora. Non è così che si vincono le battaglie. Le battaglie si vincono riconoscendo il problema e aiutando il sistema, così come accade per i malati di cancro. Il malato di cancro lo guarisce la medicina, la chemioterapia, o lo guarisce la capacità del suo organismo di reagire, di rimettere in moto il sistema immunitario e combattere? Io penso che sia uguale. La pianta è quasi una persona. La pianta ragiona, gli enzimi che comunicano, le foglie che comunicano con le radici, si adatta al clima, si adatta a tante cose, si adatta alla terra, però cavolo, se l'abbiamo riempita di chimica, che cosa può fare sta povera pianta? Allora, cominciamo a togliere un po' di chimica, la curiamo ed è probabile che le cose, non lo dico io sono un giornalista, lo dico il professore universitario. Lascia parlare ai medici, come giornalista non c'è solo un Cristo, queste cose qua.
Come no? Stiamo stupendo. Nel regime fascista, o chi è interessato a certe cose, non la pensa come Dio. Tu e Guglielmo. Bravo, sì. Che devo dire? Bravo, è logico. Ma avete sentito? Perché? È arrivato un cultore della scienza. Ma quale cultore? Ma quale? Signoria, sta qua e sta a punti. Io ma sta a punti pure oggi, secondo me. Lasciamo andare la fidelità. Questo è un mese qua. E sa quello che deve dire. Io sono stato invitato qui a parlare. Ma Gesù, mi vuoi impedire di parlare? Ma mi parli di tumori? Ma che sai tu di un tumore? Ma che sai? Guarda, Luigi, che non mi spavento di te, sai, ti credo. Puoi urlare quanto vuoi. No, ma io non dico, proprio non sa niente. Lo sai quanti scenari mi e come sono pure. Ma sta male, ma le c'è, ma le c'è, ci appuntiamo. No, ma io non faccio, ma le c'è. Allora, no. Ho finito comunque, ma stai tranquillo. Cioè, io ringrazio Luigi per l'esposizione puntuale che ha fatto di questo problema. Chiaramente il suo punto di vista è condivisibile o meno. Non è niente vero, perché non è vero. Cioè, non lo so, adesso qualcuno di voi se vuole, se apriamo il dibattito, e quindi insomma, no, dicevo, la posizione di Luigi è condivisibile come la posizione di Rosario, ma quello che in questo momento dico che bisogna comunque trovare questa soluzione che sia una simbiosi sia della scienza, Luigi, sia anche delle buone pratiche agricole, perché poi fare le pratiche agricole dobbiamo anche tenere presente il discorso economico, cioè che è fondamentale. Poi ci possiamo anche nel corso della serata addentrarci su questo problema, per cui quindi adesso do la parola a chi vuole esprimere la propria opinione. Scusa, vorrei sapere le motivazioni per quale non... Sì. No, però siccome lui ha un'idea, no? Adesso viene e mi parla dell'idea che ha, per quale motivo? Angelo, io penso che la posizione di Raffaele non sia distante dalla posizione di Luigi. Penso che ci sia stato un difetto di comunicazione. Però uno non può intervenire, stai zitto perché tu non hai titolo per parlare, perché questa è violenza verbale, e siccome uno così come lui lo troviamo in ogni incontro, non è violenza questa, sì, è solo violenza, non sono neanche di sei. Sei un giornalista, no? Sta tranquillo, sono uno che legge, che studia, che parlo con gente, ma tutti qua studiamo su internet, c'è gente che sta in contatto con certe malattie che la signoria non mi accusare. Buonasera a tutti. Allora io volevo fare alcune domande, però prima di iniziare volevo anche dire la mia si sente? Allora, sono perfettamente d'accordo che siamo di fronte ad un'emergenza che riguarda tutti noi e soprattutto il nostro territorio, con ricadute anche negative sulle piccole realtà che sono presenti sul nostro territorio. Mi riferisco alle aziende del settore agricolo alimentare che hanno investito
i loro risparmi, i sacrifici di una vita nel mettere su un'azienda e quindi si verrebbero a trovare in difficoltà. Siamo arrivati a questa situazione perché ci sono stati, come giustamente è stato ricordato, dei notevoli ritardi. Se queste misure adottate in questi giorni, adottate a febbraio, marzo, sarebbero state prese in tempi passati, forse non saremmo arrivati a questo stato di fatto. Speriamo che si possa trovare delle soluzioni e cercare di contenere almeno il contagio, e speriamo che la nostra zona sia beneficiata, sia risparmiata da questa xylella, da questo batterio fastidioso. Poi ecco, mi sembra di aver capito che ci sono due differenti pensieri, ecco, in merito. Uno nell'usare i fitofarmaci e l'altro adottare dei sistemi alternativi, biologici, chiamiamoli così. Io per la verità non sono per la chimica, ecco, intendiamoci, però in queste situazioni occorre cercare un equilibrio, ecco, cercare una via di mezzo, una moderazione tra il biologico e il chimico. Ancora, ecco, arrivo alle domande che volevo fare. Questo batterio intacca tutte le varietà di ulivo presenti nel nostro territorio, perché abbiamo diverse varietà, no? Le scettine, gli alune, le leccine. E poi volevo sapere, quei fitofarmaci della tabella sono stati messi così in ordine della loro efficacia, oppure in ordine così a caso? Sono più o meno tutti efficaci o meno efficaci, dipende. Con noi? Dai, vai. No, sono a caso quelli là, però c'erano delle procedure, le procette, sì. Che se erano tre erano efficientissime. Se erano due erano di meno, se era una ancora di meno. Sulla mostra. Però i loro effetti, ecco. Com'è? I loro effetti sull'ambiente possono, perché ecco, bisogna anche guardare gli effetti. Io ho detto che alcuni di quelli, quasi tutti, vengono usati per la mosca dell'ulivo, la tignola e in altri insetti. Quindi il problema, secondo me, non è. Io non è che sono per la chimica, io sono per la chimica, ma in modo giusto e quando ci vuole, rispettando i tempi di carenza. Il problema dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura è un problema vecchio. Io ricordo che quando andavo in studio tecnico agrario si parlava allora di condotta agraria, nel 2015 ancora non c'è. Mentre per quanto riguarda, che io vivo in quel campo, nel campo zootecnico, si sono fatti i passi da gigante. Perché? Faccio un esempio: se c'è una mucca con la tubercolosi, va battuta, va a macello e va distrutta. Ciò che non è avvenuto in agricoltura, tutti vanno a tenere di serbanti, insetticidi, cose. E occupare ha giubilato questo, è buono, sì, è poppa. Magari il periodo, il coso, questo è che ha portato a queste cose qua. Ma per combattere una malattia, secondo me, in modo sempre, non in modo così indiscriminato, c'è bisogno. Se io mi sento un pedone a capo, dottore, sì o no? Ah, sì, infatti, quando sono arrivati a qua, il problema è quello, è a monte. Poi come ritardi sono d'accordo con te, perché alcuni hanno detto che i primi sintomi alla zona dei Sauri si sono visti nel 2008 e siamo al 2015.
però ecco, anch'io sono d'accordo nel ritenere che bisogna fare un uso equilibrato della chimica degli insetti, degli insetticidi, però ecco, bisogna anche stare attenti a non creare altri problemi in altri settori o provocare degli effetti collaterali sulle persone, certo, sugli uomini, certo. Bisogna usare le giuste misure, certo, come giustamente hai detto tu, il cancro si cura con la chimica o con, però ecco, bisogna anche usare qualche farmaco per cercare di stimolare i fattori immunitari e cercare di venirne fuori. Ecco, un uso equilibrato mi sembra una soluzione adeguata. La questione è proprio questo il punto focale, no? L'utilizzo o meno di due cose, cioè la strategia che viene utilizzata è quella di abbattere gli alberi ammalati e quindi questo crea un problema di danno al patrimonio. Di questo, come vedete, non stiamo parlando, però è un problema importante, perché significa, allora vi faccio un esempio, proprio oggi un amico giornalista mi ha detto che da alcune agenzie immobiliari della provincia di Lecce sono arrivate informazioni alla stampa che dicono che negli ultimi mesi è aumentato il numero delle richieste di zone con 10, 15, 20 ettari di terreno. Perché stanno aumentando le richieste di acquisto dall'estero di zone della provincia di Lecce? Questo apre un problema molto importante, perché se si impoverisce il nostro territorio, se noi l'albero lo diamo per spacciato fondamentalmente, quindi non c'è alternativa, è chiaro che i nostri terreni non saranno più liberi, ma saranno terreni infetti che sul mercato come minimo varranno la metà. E quindi per farci che cosa? Certo, la Regione Puglia ha messo una legge che prevede che per tanti anni non si può edificare, ma non fa niente, edificheranno fra 20 anni, perché noi non che possiamo ragionare da fare a casa. Se io i miei investimenti li voglio fare da qui a 20 anni, posso anche pensare a una cosa di questo genere. Allora, seconda cosa, le banche più grosse dell'Europa stanno comprando terreni. Prima compravano petrolio, prima compravano gioielli e li mettevano in cassaforte. Ora stanno comprando terreni, perché chi avrà i terreni nei prossimi 20 o 30 anni avrà il potere del mondo. Io non vi dico queste cose qui perché io sono un giornalista, vi devo dire, però dobbiamo anche vedere gli scenari che ci sono dietro. Scusami un attimo, solo finisco. La questione dei fitofarmaci, giustamente, qual è il giusto equilibrio? Nel senso che li possiamo usare, però, lui diceva prima, il giusto. Chi lo stabilisce il giusto? Quando noi abbiamo nel 40% delle acque superficiali la presenza dell'imidacloprid, che è questa cosa, cosa significa? Significa che l'acqua è già stata infettata e che quest'acqua va a finire poi nelle verdure, nelle insalate e ce le mangiamo. Quindi è un accumulo, si chiama accumulo biologico. Oggi, allora, noi siamo arrivati, il parere che adesso voglio dire non è il parere di Luigi Russo, che è un giornalista, ma il dottor Serravezza, lo conoscete? Lega Italiana per la lotta contro i tumori, dice che siamo saturati ormai, siamo saturi di pesticidi nei nostri cibi e quindi anche nel nostro organismo. Aggiungere un qualcosa in più, che cosa comporterebbe? Quindi il problema che pongo io è questo: non sto mettendo in discussione la strategia messa in atto dalla Regione Puglia e dall'Istituto Fitosanitario della Regione Puglia, sto dicendo che bisogna stare attenti che il rimedio non faccia più male del niente. Quindi tutto questo, diciamo, in questo momento bisogna agire, certo, bisogna agire, la fretta fa i figli ciechi a volte, no, stiamo un attimo, diciamo all'Europa qualche cosa, oppure diciamolo alla Regione Puglia qualche cosa, diciamo, noi vogliamo capirci più chiaro, vogliamo vedere se esistono delle alternative, non vogliamo svendere il nostro patrimonio, non vogliamo poi alla fine trovarci fra 10 anni tutti con un incremento dei tumori. Ma non è che lo dico io, lo dice il dottor Serravezza. Ma vi dico l'ultima notizia e poi finisco. La settimana dopo Pasqua noi del CSV, Forum Terzo Settore, la Lega Italiana con l'otto i tumori, stiamo organizzando un primo simposio che andava fatto 3 anni fa, però, dove la mattina faremo parlare gli agronomi e gli chiederemo agli agronomi qual è lo stato dei fatti. Faremo parlare
il dottore, i dottori che stanno seguendo questa vicenda attualmente, insieme a quelli che la pensano leggermente diversa, e cercheremo di trovare una sintesi di queste cose qui. Nel pomeriggio parleranno i medici, perché i medici devono dirci quali sono i problemi che potrebbero innescarsi con queste strategie. L'ultima fase della giornata, la sera alle 18, faremo un incontro aperto al pubblico, perché diremo alle persone: i medici la pensano così, gli agronomi la pensano così, dobbiamo acquistare la consapevolezza. Ma dobbiamo essere noi cittadini a inventare questi simposi? Non dovrebbero essere loro a fare questo? Non dovrebbe essere l'università a fare questo, anche l'università di Lecce, non dovrebbe essere l'università a prendere l'iniziativa di fare un incontro dove ci mette insieme agronomi, medici e cittadini anche a parlare? Questa è la domanda che mi faccio. Pertanto oggi non abbiamo bisogno di intervenire contro la mosca immediatamente, perché chissà che cosa può succedere. Ragioniamoci un attimo prima di farci più danni che utile. Volevo chiedere, attacca tutte le varietà questo battello? Allora, per rispondere, scusami, per rispondere alle varietà di ulivo, così sono delle considerazioni, diciamo, personali, non scientifiche. Che siccome la zona dove Gallipoli, Parabile, c'è molta varietà oiandola, mentre da noi c'è la cellina. La cellina è la varietà più rustica che possa esistere come ultima radunica. Ma può darsi che tenga gli anticorpi per poter... Ma può darsi pure che la penetrazione del batterio è più difficile. Del vettore. Buonasera. Carpinuccio, un salvatore. No, solamente una cosa. Parlo io. No. Buonasera a tutti. Carpinuccio, Salvatore. Solamente voglio dire, alla fine di tutto, poi nel discorso si riduce una questione economica, no? Perché qualcuno con questi interessamenti, tutte queste cose le deve pagare, a parte un patrimonio che è già pagato di suo. Io con il giornalista sono d'accordo su tutto, su tutte le misure. Rimango un po' meno d'accordo, ma questo per costo mio personale, quando dal fatto pratico e dal fatto della discussione andiamo avanti con l'idrologia. Allora, se ci fermiamo alla malattia, come combatterla, come vedere di combatterla, è un discorso. Se poi si sfuma tutto nel momento in cui pensiamo alla multinazionale, all'inglese che si viene a comprare le olive, cioè un discorso cambia. Perdiamo di vista la direttiva principale e non arriviamo mai ad una sintesi. Questo volevo dire. L'altra cosa che volevo dire: sono d'accordo con il non utilizzo, figuriamoci, o non utilizzo di tutti gli insetticidi e compagnia bella. Però mi pongo una domanda: se all'insetticida, dell'insetticida posso anche farne a meno, perché ho delle attività diciamo alternative, ritorno all'olivo di mio padre e quindi posso anche in un certo sistema rimediare. Però parlo del suolo di vigna d'astice e ortelle, noi latifondi non abbiamo, diremo 4 putare, cioè a chiamare sirna, puzzappa o l'albero dell'olio che sta in sui cuti, non posso entrare col trattore, non posso entrare con l'uovo. Un'alternativa a questa situazione territoriale c'è? Perché se io posso entrare col trattore, con la professione mia, mi metto su un trattore, parte qua, riuddai, parte qua, riuddai, mi fresa dalla terra, aggiorna dalla terra, e aggiorna spicciare. Un'alternativa al disturbante, data la situazione territoriale, perché qua non siamo né a Gallipoli, né a Taviano, né a Orie, a nessuna parte stiamo qua a mezzo di cuti. Questo che significa? Che se io non salvo l'appezzamento mio, faccio danni al latifondo che può arare. Questo, c'è un'alternativa, voglio dire, blanda,
che non dia fastidio, però l'alternativa di insetticida lo posso pure vedere. Acqua a lui, l'alternativa al diserbante, non voglio dire oggi sto parlando, se no dovremmo ambientare il discorso per ogni territorio che andiamo. Cioè, la situazione di Gallipoli, la situazione di Nardò, la situazione così, mi tocca come salentino, mi tocca come territorio, mi tocca come vogliamo dire, perché partecipo. Però dal punto di vista pratico, non mi tocca, perché la unia mia è già la vice morta, perché non ho i mezzi per poter intervenire. Se quella sputa con me e sputa con l'altro. Buonasera, e voglio chiedere, no? Ma questa malattia degli olivi attacca pure le aranci? Come che si spiega questo sistema qui, che è un anno e mezzo gli aranci sono neri come le scarpe? È la stessa malattia o dipende da un altro fattore? E con che cosa si può, no? Piano piano togliere questo nero dalle foglie, perché quest'anno siamo rimasti fregati che non ci abbiamo aranci, e tutti dicono a me: e non li tagli, vedi che quest'albero ha 40 anni che sta piantato. E no? E non devo passare 40 anni ancora a comprare aranci. Non lo so se qualcuno esperto della provincia di Lecce viene a fare il giro, invece che sta seduto in ufficio e si prendono gli stipendi, quelli potevano lavorare a guardare la situazione nei nostri paesi, come ha detto il nostro paesano qua. E grazie. Che col computer tutti bravi sono, io non lo so usare, però tutti bravi sono. Da lì mi emociono, fa foto e li portano in America e qua stiamo con i negativi. Vai, prendi quello. Sì. La malattia degli abuti, non c'è già niente con la malattia dell'olivo. La malattia degli abuti. La malattia degli abeti si combatte facendo i corsi. È importante sapere cosa fare. Quello che non c'è no, 4-5 adatti al comune o una parte può dire: beh, questa malattia si risolve così, queste arance. Come ha detto poc'anzi tu, ognuno fa per sé. Vai al consorzio, pigli una colore. L'olio minerale, figli qua, figli là, quanto è? 50 euro. E non ha risolto niente. Perché io conosco? No? Conosco. Allora, a 7 alberi neanche uno. Nella zona di Lecce, gente che ha 5, 6, 10 ettari, fatto mica uso propositato della chimica. Ma tre soli trattamenti, tre. Ma come tu che sei dottore agrario, no? Una sera potevi fare pure una conferenza, con 4-5 colleghi, con DJ, vediamo che cosa abbiamo fatto per i saranci. Perché da solo io, vado in consorzio, soldi spendo. 50 euro per l'olio minerale, vai lì, l'alberi sono sempre neri. Allora, rispondi tu. No, anch'io, se vuoi rispondo. Hai da dire qualcosa? 3-4 dottori. Salvatore, quello dei cespugliatori, l'unica cosa. L'erba fa bene. Ho capito il senso che vuoi. Però no, non è se c'è, non le puoi solamente se c'è
apposito di un sistema più normale. No, 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 c'è solo dire, diciamo, che io faccio una professione diversa dal conto di questi, e siamo la maggior parte. Allora in quelle zone in cui non possono accedere trattori, trattorini, motozarpe eccetera, che io ho superato velocemente, è il più riservo, ma è tutto. Uno che avete 10 gare non può fare un più riservo. Non so se ha preso l'idea. Perché ci stanno alcune macchine che vengono trasportate sempre dalle persone. E se non la macchina a spalle, ho visto che costa su dei 500 euro. Una boa che là con quella proprio lo shock termico alle piante in cui c'è la sputatina è morto. Allora io mi dispiace, devo andare a dire che l'appuntamento è messo urgente. Volevo dire questo, il signore ha posto un problema molto serio, no? Il fatto della gestione delle campagne quando non ci sono più giovani magari che le gestiscono. Allora, quando si fanno questa vicenda, che cosa ha posto come problema? Ha posto come problema, oppure come risorsa, la vorrei vedere meglio, che ci stiamo finalmente di nuovo occupando dell'agricoltura. Perché ce l'avamo completamente dimenticati che esiste l'agricoltura. E allora c'è questa emergenza, d'accordo. Ora bisognerebbe che qualcuno chiedesse ai governi, alla regione, che di rendere conveniente invece fare l'agricoltore. Quanti ragazzi se ne vanno all'estero? Lo sapete che cosa? Io ho un sacco di amici di Corsano che sono partiti e se ne sono andati a fare laureati in scienze politiche, giurisprudenza, vanno a fare i cavalieri a Londra. Allora, se a questi ragazzi insegniamo un tipo di agricoltura che non è che lì per forza ammazzarti, ma con gli strumenti adeguati a rendere, per esempio, facendo sgravi contributivi per 5 anni a chi lavora in agricoltura, creando delle cooperative che vanno nelle campagne a lavorare, non è impossibile. Guardate che io sono stato 22 anni a Bologna e ci sono giovani, ci sono adulti che lavorano nelle campagne, sì, nelle sporche non picchi mai, ma dopo dell'anno. Però deve essere conveniente poterlo fare, cioè devi mettere nelle condizioni le persone che rimangono e vanno nelle campagne, magari facendoli consorziare, rendere conveniente. Per esempio, faccio un altro esempio, c'è un mio amico di Miggiano che produce olio biologico, ma lo sapete quanto è riuscito a creare un marchio, diciamo, non un marchio di quelli commerciali, ma un olio buono, di ottima qualità, lo vende a 30 euro al litro negli Stati Uniti. Dici, ma Gigi, faccio, non ti preoccupare, bisogna saper creare quelle condizioni che rendono conveniente. L'olio che ci vogliono far fare qui da noi è lo stesso olio, perché ci sono alcune piante, qualcuno, non so se eri tu che dicevi la dietrologia, no, però ti posso assicurare che la stessa identica cosa, che hanno scappato tutto e hanno inventato un nuovo tipo di agricoltura, sai dove è successa? In Spagna. In Spagna sapete che cosa c'è? Ci sono filare di alberi di olivo così alti, ok? Che durano 10 anni, poi scappano e mintene e prendono e fanno l'uva, e il tipo di agricoltura industriale questo produce. Cioè, tu per 10 anni hai un ciclo agricolo, poi butti tutto a terra e fai un altro tipo di agricoltura. Ma quello è in base al mercato. Allora noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Vogliamo fare valorizzare la nostra terra, il nostro prodotto, e quindi rendere al massimo, fare in modo che noi facciamo una buona agricoltura e che rende conveniente ai giovani stare in agricoltura, oppure vogliamo fare soldi. Se vogliamo fare soldi dobbiamo abbattere tutti i nostri alberi di olivo, piantare questi di un metro e mezzo, va bene? E fare una piantagione che ci danno però l'olio che è come la Gypsum 2000, che non contiene le proprietà organolettiche che ha il nostro olio. Il nostro olio è una medicina, lo sapete, contiene delle sostanze che combattono il cancro. L'olio che viene dalla Spagna non vale niente, non serve a nulla, e quello dell'Australia ancora meno. Sapete quanto lo vendono? 0,80 euro al litro l'olio che viene dall'Australia. Vogliamo andare in quella direzione e buttiamo a terra tutto. Questa è una questione no. Politica che esatto. Voi. Secondo me in questo momento tutti noi dobbiamo farlo, tutti noi, scusate qui vado via, dobbiamo chiedere in questo momento che oltre alle misure di emergenza vengano messe quelle misure che rendano conveniente alle persone, ai giovani, di tornare a fare l'agricoltore. Ma non pensate, e questo è un processo anche culturale, perché molti pensano all'agricoltura è una roba, invece l'agricoltura è un lavoro.
deve essere reso però se, dire, se tu scusami se tu assumi un giovane in agricoltura e gli fai pagare i contributi di 800 euro e gli puoi dare uno stipendio da 600 euro è chiaro che non è conveniente, allora cominciamo a fare gli sgravi, favoriamo, diciamo il governo investa la regione Puglia invece di fare le strade, le autostrade li metta qua i soldi, invece di fare la 275 con 300 milioni di euro per farla, quei 300 milioni destinati all'agricoltura. Scusate, ma devo andare. No, ma...